La nostra civiltà è stata scossa alle sue fondamenta. Molti hanno detto che il suo fato è sospeso sulla bilancia. La sensazione di instabilità e di incertezza riguardo al futuro è molto diffusa. Le persone coscienziose si chiedono che cosa può ripristinare le condizioni normali. E rispondono a questa domanda con un crescente riconoscimento del fatto che i cuori umani devono cambiare prima che le riforme radicali possano diventare effettive. La gente non ha intenzione di fare il bene se non ne vede una ragione, a meno che la loro mente sia già plasmata in armonia con le realtà della natura. Le nazioni occidentali, che sono state nutrite con spiacevoli fiabe sulla vita, presenti e future, sono in alto mare per una spiegazione razionale. Le attuali cattive interpretazioni religiose dell'insegnamento originale dato ad ogni razza hanno oltraggiato il senso di giustizia dell'uomo. Brancolando davanti alla verità è sorta una confusione di sette buone, cattive, indifferenti, peggio delle lingue di Babele. L'antica religione saggezza, la sorgente originaria di tutte le grandi religioni e filosofie, la sorgente della conoscenza nella scienza e nelle arti, nella sua universalità e potere di coordinare ogni facoltà della mente, può ristabilire l'armonia e la salute mentale nel nostro mondo ed evocare la vera dignità della natura umana. Solo il credere onestamente e con tutto il cuore alla legge del karma nelle sue relazioni con la vita globale cambierebbe completamente il carattere della nostra civiltà. Forse potrebbe sembrare un'affermazione stravagante per coloro che non comprendono il suo profondo significato. Tuttavia, il semplice ampliamento della prospettiva odierna sarebbe di per sé una cosa meravigliosa. Oggi le menti umane sono concentrate su una sola incarnazione fisica, una semplice strizzatina d'occhio nella storia dell'anima. E da un lato tutti gli eventi che contiene assumono un'eccessiva importanza e dall'altro una mancanza di importanza. Il senso della proporzione, della prospettiva è assolutamente perduto e può essere recuperato solo alzando il velo e rivelando i panorami illimitati che vanno oltre. Il semplice senso comune allora chiamerebbe in gioco le facoltà della riflessione e del giudizio, per non parlare del risveglio della natura spirituale. Gradualmente la disciplina dovrebbe svilupparsi, cominciando forse dall'interesse personale, ma immergendosi a gradi in qualcosa di più grande, fino ad alterare completamente il carattere. L'autocommiserazione e il lamentarsi sarebbero eliminati quando si comprende che le disgrazie sono state provocate da noi stessi. E sono evocati il coraggio, la volontà e la perseveranza. Ci sarebbero meno biasimi e un criticismo meno rigido e più gentilezza, più pazienza con le manchevolezze degli altri, se nella natura umana ci fosse una comprensione più profonda delle difficoltà ed anche delle possibilità nella natura umana. Sappiamo tutti che tra i veleni sottili della nostra vita c'è la tendenza a criticare gli altri, a giudicarli senza riservatezza, ad imputare loro motivazioni immeritate, eccetera, eccetera. E sappiamo pure come questo sfiora i limiti di ogni piacere e al contrario com'è fresca e chiara l'aria quando non c'è sospetto, quando esiste un'atmosfera di salutare simpatia. Essere consapevoli che siamo padroni del nostro destino rimuoverebbe la paura che qualche volta di punto in bianco può accelerare una valanga di disgrazie una volta che le vecchie memorie sono state ripulite ed essere consapevoli che queste stesse vecchie registrazioni possono essere attenuate nei loro risultati e a volte anche neutralizzate dalla forza di volontà intelligentemente diretta e allora nascerebbe
il coraggio, le facili irresponsabilità e l'indifferenza si sveglierebbero gradualmente se la verità del karma entrasse nelle menti della maggioranza, perché per gradi quelli che sono addormentati percepirebbero una tale atmosfera mentale rinvigorente. Inoltre, quando si realizza l'insegnamento del karma, la gente non cercherà più di ottenere qualcosa per niente o invidiare quelli che hanno più di loro. Saprà che il tempo e i cicli aggiustano tutti gli errori, che l'unico modo per riconquistare i tesori della vita è di concentrarsi direttamente sul dovere e lasciare i risultati alla legge. Leggiamo un piccolo sunto, anzi un piccolo tratto del testo di Gottfried Burka, Question All We Ask, che così afferma: vi è nell'universo una legge di compensazione. Significa che tutto il male compiuto ha la sua retribuzione mediante l'azione della natura. Quindi, lasciamo agli dèi la rivalsa se abbiamo sofferto e sofferto in maniera sbagliata. La vendetta è mia, dicono le scritture dei cristiani, riecheggiando semplicemente un'antica verità, un insegnamento dei saggi, dei veggenti. L'armonia è nel cuore delle cose perché la natura è ordinata e si muove mirabilmente nel sistema e in misura imponente. Ricambiate con la giustizia quando ricevete un'ingiustizia. Alleatevi agli dèi con il vostro Dio interiore. Non ricambiate mai odio per odio, perché così alimentate solo un'empia fiamma. Contraccambiate l'odio con la compassione, con la giustizia. Questa è l'antica legge. Così non create un karma cattivo per voi stessi. Così diventate voi stessi alleati dei procedimenti spirituali della natura. Diventate come una progenie della via cosmica, che da quel momento batterà nel vostro cuore con i suoi impulsi imperituri. Immaginate il senso di responsabilità che renderebbe dignitosa la vita se tutti realizzassero gli intimi legami che collegano tutto quello che è. Se veramente uno credesse che nessun uomo può vivere da solo in se stesso, che con ogni azione e pensiero egli vuole elevare o trascinare verso il basso gli eserciti di cui fa parte. Anche la salute fisica seguirebbe questo contrappasso, un risultato naturale della salute morale. Vi leggo un altro piccolo passo, sempre di Gottfried Burka, tratto dai fondamentali della filosofia esoterica. Noi creiamo i nostri corpi, creiamo le nostre vite, creiamo i nostri destini e ne siamo responsabili spiritualmente, moralmente, intellettualmente e anche fisicamente. È una dottrina coraggiosa. In essa non c'è spazio per la viltà morale, non c'è spazio per addossare la responsabilità sulle spalle di un altro. Dio, angelo, o uomo o demone. Tuttavia, come in ogni avanzamento che la natura fa, come i cicli che seguono il loro percorso, vi sono alcuni che restano indietro e perdono di vista la loro ereditarietà, vincolati dal desiderio di un beneficio personale, dall'ambizione, dall'amore di potere, per cui oggi ci sono quelli che rifiutano l'opportunità che per lunghi periodi le loro anime hanno atteso. I cicli li hanno e ci hanno portati al punto
del precedente successo e del precedente fallimento che noi e loro abbiamo incontrato nelle vite passate e in questa e che incontreremo ancora in futuro. E oggi, con le nostre azioni, stiamo forgiando i vincoli che in futuro aiuteranno o danneggeranno il loro progresso, come pure il nostro e quello di tutta l'umanità. Termino questo ciclo di video dedicati al karma e alla legge delle conseguenze con questa frase di Catherine Tingley, presa dal suo testo Teosofia. Ma il punto cruciale del ciclo è passato. La prova più determinante è passata. Nessun potere in cielo o all'inferno può fermare il progresso in avanti dell'umanità. Gli eserciti di luce sono già vittoriosi. A presto e controllate le nuove playlist del canale e anche del canale Blue Voice Live per nuove conoscenze. Ciao!